Vi ricordo quello che è successo nella giornata di ieri, velocemente, del girone rosso della Serie 2 Old Wide West, con Roma che vince contro Latina 84-78, Fabriano perde in casa da Chiusi 81-92, Chieti invece perde in casa contro Nardò 60-77, 78-73 il risultato che porta a casa così la vittoria San Severo contro Ferrara, 100 vince il derby 65-45, Scafati vince contro Stella Azzurra Roma, prossima avversaria domenica prossima di 100, 77-60, e poi Tezenis Verona che batte 81-78 la formazione di Ravenna. Classifica velocemente: Scafati 24 punti, Ravenna 22, Verona 21, ricordiamo 3 punti di penalizzazione per la formazione di coach Ramagli, Chiusi 20 punti insieme a San Severo, 16 punti per Ferrara, 100 Eurobasket Roma, 12 punti per Unieuro Forlì, 12 punti per Latina, Nardò e Chieti, 6 punti per Stella Azzurra Roma e Risto Pro Fabriano. Allora Cosimo, ce l'abbiamo in collegamento? Ce l'abbiamo. Ok, dove sei? Chi abbiamo? Tirami fuori. Hola! Eccoci! Buonasera a tutti. Abbiamo il vice allenatore della formazione della Tramec 100, così è anche colui che guardando sempre le pagine social della Tramec, attenti a quei tre, ovviamente è il tuo punto, vero Andrea? Andrea, sì, Cotti, mi sono dimenticato di presentarti. È il mio punto forte. Come stai intanto? Visto che ci hanno visti ieri anche. Ah sì, è vero. No, tutto bene, dai, siamo contenti, ci godiamo il giorno di riposo e abbiamo iniziato a fare qualche lavoretto, a chiudere lavoro sulla prossima giornata, però dai, tutto sommato molto bene. Ieri una partita importante per dare continuità dopo la vittoria di Latina, se non mi ricordo male, e poi contro una squadra che è potenzialmente forte, ha avuto delle sfortune, ma ieri proprio la Tramec non ha voluto assolutamente perdere neanche un secondo possibile per portarsi in vantaggio e soprattutto concedere veramente pochissimi punti alla formazione avversaria, se non mi ricordo, adesso vado a controllare, anche a livello difensivo solamente 16 punti concessi nel primo tempo e sempre per entrambi le prime due frazioni sotto la doppia cifra di punteggio concesso. Sì, è stata innanzitutto una grande prova difensiva, poi è chiaro che Forlì in questo momento non sta vivendo un grande momento, però noi pensiamo a casa nostra, era nel piano partita togliere la palla dalle mani a due giocatori ben disegnati per chiaramente poi viziare la loro circolazione di palla tenendoli a 7 assist, che per una squadra come Forlì sono veramente pochi. Ieri comunque, giusta cosa che hai detto sugli assist, mi è piaciuto anche comunque anche il vostro giro palla, soprattutto con i 4 assist di Tomasini, che ha portato 11 punti nel referto, però è riuscito anche a creare 4 palle per i propri compagni, una tra l'altro bellissima nel secondo quarto, se non sbaglio in angolo per Gasparin, poi non mi ricordo se ha segnato o sbagliato, adesso mi ricordo, però è una palla bellissima, non so se hai presente, sotto canestro davanti proprio alla curva. Però ieri comunque si è visto un ottimo Christian James, che quando c'era da far chiudere la partita ha detto va bene, basta, la chiudiamo qua, o no? Sì, assolutamente sì, adesso la circolazione di palla è la fluidità del gioco, è una caratteristica che ormai è il marchio di fabbrica di coach Mecacci. Per quanto riguarda Christian, siamo tutti stracontenti di come sta giocando, del periodo che sta vivendo, perché tra l'altro è anche un ragazzo veramente stradisponibile e veramente una personalità super, bravissimo ragazzo. Sta vivendo anche un ottimo momento sul lato offensivo e siamo contenti. Ho una statistica su Christian James che mi sono segnato durante la partita perché ci ho fatto caso. Fra il terzo e il quarto quarto siete andati un po' in difficoltà, forse per
difficoltà tra virgolette, perché sei comunque sopra di 20, però c'è stato un momento di stanca nella grandissima partita che avete fatto. E lì Chris ha segnato 11 dei 13 punti che voi avete messo a segno fra il 25esimo minuto e il 35esimo, quindi, e oltre a quello ha continuato a difendere come prima, importantissimo, perché bastavano due triple di una Ravenna che comunque ha tirato molto male, ma insomma vanno dentro due triple e riapri la partita, e lì lui è stato fondamentale per tenerli lontani, secondo me, quindi mi aggiungo complimenti per il ragazzo. Hai detto benissimo, perché al di là del risultato, però ci sono anche le sensazioni della partita. In quel momento lì, nel terzo quarto, l'inerzia non era più dalla nostra parte come lo era prima, ecco, stava un attimo sui due piatti della bilancia, e Christian lì è stato bravo a ributtarli indietro, ecco. Ecco, volevo fare una domanda ad Andrea. Intanto ti saluto, Andrea, non ci siamo mai conosciuti, ma avremo modo sicuramente, verrò certamente a Cento a vedere una partita, ecco, anche più di una in realtà. Ecco, ti aspettiamo. La domanda riguarda il prossimo appuntamento della prossima settimana contro una Stella Azzurra Roma, chiaramente abbastanza in difficoltà in questo campionato al momento, 6 punti insieme a Fabriano, con però una partita in meno. Ecco, che partita sarà e quale sarà la chiave dal tuo punto di vista per portare a casa il match, o in ogni caso per mettere in difficoltà l'avversario? Allora, non ti nascondo che al di là della classifica, giocare contro la Stella Azzurra non è mai semplice, perché comunque anche loro in questo momento, a parte non sai mai chi va a giocare, credo che abbiano tesserato in questo momento 18-19 elementi, perché comunque aprono molto le porte al loro settore giovanile. Al di là di questo, inseriranno Dambrauskas, hanno appena inserito il playmaker, mi sembra, non sono andato a vedere adesso i tabellini, però comunque hanno appena cambiato l'americano, dando Jackson a Latina e prendendo Dambrauskas. Cercano sempre di incartare le partite con difese particolari, con matchup atipici, e lì bisognerà essere bravi a leggere la difesa, adattarsi il prima possibile per cercare di trovare le vie migliori per andare a canestro. Sì. No, tra l'altro stavo guardando ieri, mi sembra che, se non lo sto vedendo io per via del bello della diretta, Dambrauskas non credo che abbia giocato ieri. Perfetto. Con la Stella Azzurra Roma, quindi fa proprio l'esordio, fuck, in la prossima settimana a Milwaukee di Nelly Arena. Sì, può essere. Adesso, tra l'altro, hanno appena inserito anche D'Ercole. Che questo, ecco, lui ha giocato. La seconda partita l'ha giocata proprio ieri, e poi adesso vediamo. Sì, tra l'altro. Però sì, non sarà una partita semplice, sicuramente. Non sono contro la Stella Azzurra, non sono mai partite semplici. No, vero che ieri Stella Azzurra è uscita sconfitta da Scafati. Scafati è la prima della classe, che comunque alla Milwaukee di Nelly Arena è tornata a casa con il famoso referto giallo, che per chi non lo dovesse sapere è il referto di chi viene sconfitto, mentre Cento, l'altra partita me la ricordo ancora, che se non sbaglio eravate anche in chiaro in quella partita lì. Sì, esatto, è vero. È stata una partita veramente veramente bella, abbiamo proprio esordito con Pallaconesto, se non sbaglio, per sì, raccontare sì, quella prima. Bellissima partita. Detto questo, allora, ovviamente abbiamo parlato della prossima. Io ti interrompo perché voglio riportare l'attenzione sulla partita di Cento, perché c'è un retroscena che ovviamente in molti non hanno visto, tranne chi segue la Tramec sui suoi canali e ha visto la conferenza stampa, perché Coach McCacci ha mandato i suoi due assistenti, fra cui Andrea, a fare la conferenza. È stato un gesto molto bello, ci puoi raccontare di come è andata? No, assolutamente, sono gesti, come ho detto anche in conferenza stampa, sono gesti che non sono mai scontati e mai banali. E lì anche Matteo ha mandato a Beppe, anche un po' per il lavoro che abbiamo fatto quando praticamente abbiamo iniziato a riprendere dal Covid, che i primi due che eravamo in palestra, comunque Matteo era ancora positivo, la prima settimana l'abbiamo fatta noi. Ma comunque, al di là di questo, è stato un bel gesto da parte sua. Ti trovi bene con Coach Pencacci? Assolutamente sì. Visto che sei alla stagione con lui numero 3. Ok, quindi dall'anno in Serie B.
Esatto. O sbaglio? Ok. Allora ricordavo bene, perché io ho avuto la fortuna, come dico sempre, di poter raccontare il ritorno del derby ad alto livello tra Ozzano e Cento, che è un altro derby non sentito come quello di Ferrara, ovviamente da sponda Cento, sentito come quello con Ferrara sponda Ozzano, però è stata un'emozione poter rivivere quei derby. Magari speriamo più che questo derby possa tornare, più perché Ozzano vada in Serie A 2 che ovviamente Cento in Serie B, ci mancherebbe altro. Detto questo, ti volevo dire, faccio l'ultima domanda che poi andiamo in pubblicità. Questa Tramec dove può arrivare quest'anno secondo Andrea Cotti? Allora, guarda, noi rimaniamo coi piedi per terra e cerchiamo di entrare nei playoff. Poi ti devo dire, secondo me in quel momento qua il Covid ha cambiato anche un attimo un po' la cognizione del tempo, cioè nel senso che come noi 8 giorni fa eravamo all'inferno perché ci siamo trovati a giocare 4 partite in 2 settimane, ne abbiamo perse 3 su 4 e in classifica non si muoveva dal nostro punto di vista. Invece, facendo due vittorie di fila, ci siamo risollevati. In questo momento qua, dove vedi anche la 1, cioè giochi 3 partite ravvicinate, fai 0 su 3, perché magari sì, hai due elementi importanti fuori per Covid, poi riprendi il ritmo in un momento in cui sei in gas, ne giochi 4 e fai 4 di fila, ti cambiano, cioè gli equilibri in questo momento qua sono particolari, in questo periodo storico qui. Certo. Quindi dirti adesso cosa succede alla fine non lo so, perché dipende anche molto dagli altri, ma anche da nessuno, certo. per questo aspetto sul virus. No, noi rimaniamo sui nostri obiettivi. Dai. Tutto quello che in più, bene. E noi ovviamente tifiamo per voi, per noi, per il semplice fatto che così possiamo continuare il più possibile a parlare nel campionato della Tramec, nella speranza che ovviamente si possa arrivare, ripeto, a parlarne il più possibile. Detto questo, io ringrazio Andrea Cotti per essere stato con noi per la Tramec 100, appuntamento domenica ore 18 contro Stella Azzurra Roma, sempre alla Milwaukee di Nelly Arena. Grazie a voi. Grazie mille, gentilissimo. Ciao, ovviamente Andrea. Nella rotazione ci rivedremo sicuramente per il quarto d'ora sempre dedicato alla Tramec 100. Ringraziamo ancora Andrea Cotti. Detto questo, noi andiamo in pubblicità.